Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati dal Paladosso Buono di Dosso Buono, ovviamente. Terza giornata di campionato di Serie A 1 femminile. Questa sera il Vemplas Dosso Buono se la vedrà con la Ariosto Ferrara, squadra, due formazioni che si conoscono molto bene, visto che hanno comunque giocato diversi scontri tra di loro nei passati campionati, ma anche nel pre-campionato con delle amichevoli che si sono disputate sempre lontano dalle mura di Dosso Buono. E qui vicino a me anche questa sera Stefano Cazzadoro. Ciao Stefano, ben ciao Alberto, trovato. Ciao a tutti quanti gli spettatori, i telespettatori o videospettatori, video spettatori, Facebook spettatori. Vabbè, dai. Allora, intanto abbiamo visto la Ariosto Ferrara che è andata in vantaggio con una penetrazione del numero 3, se non vado errato, del numero 3, che è Belbe. Stefano, entriamo subito un attimino nel merito di questa partita. Questa sera un'occasione per fare due punti per l'Olimpica, importanti questa possibilità, da non perdere. Diciamo. Sicuramente sì, viste un po' anche le ambizioni della squadra, della società, di poter comunque restare, se non nella zona altissima della classifica, nella parte subito sotto, e se si potesse nell'accedere ai play-out, ai play-8 di Coppa Italia. Sì, sì. E dopo vedremo, insomma, l'appetito viene mangiando, perciò sicuramente sono quelle partite che dobbiamo cercare di vincere. Adesso vediamo, stiamo avendo un po' qualche errore, un po' di troppo, ma sono passati neanche due minuti, quindi va bene, bisogna un attimino prendere le misure. Intanto Lucchini si scaglia subito con un bel intervento su tiro, allora, di Belbe. Sicuramente, viste anche le caratteristiche delle due squadre in campo, non sarà una partita noiosa, questo non c'è dubbio. Il torcicollo non verrà, perché non si rimarrà fermi a guardare soltanto da una parte, quindi anzi, perciò, capovolgimenti di fronte, capovolgimenti rapidi, veloci, rapidi, assolutamente, e sicuramente l'aspetto atletico, fisico delle due squadre la farà da padrona. Chi è meglio in palla in questo inizio di campionato detterà i ritmi. Beh, sabato scorso c'è stata una bella prova, una buona prova dell'Olimpica contro Brixen, una squadra che dicevamo appunto radicalmente cambiata rispetto ai scorsi campionati, magari meno fisica ma veloce, rapida, che ha fatto vedere una buona pallamano. Un buon mix, ti devo dire Alberto, che mi ha veramente impressionato in modo positivo, perché eravamo abituati a vedere sempre un Bressanone molto più statico e potente, e invece una squadra giovane con una buona velocità, perciò sicuramente positiva. E quindi intanto Ariosto se ne va su 2-2 dopo questo bel gol in pallonetto del numero 77 Soglietti. Forse è il caso un attimino di riuscire, o meglio cominciare ad impensierire e ad inquadrare la porta avversaria. 2-0 dopo 3 minuti e mezzo di questo primo tempo. C'è da dire che ancora non è che noi abbiamo sviluppato chissà quali azioni, abbiamo ancora un po' di confusione in attacco, non siamo ancora fluidi come, esatto, come dovremmo essere. Adesso c'è un buon tentativo di passaggio, questo è tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri, una buona combinazione Ampezzan, sì, Manfredini è stata tarata, adesso Ampezzan dai 7 metri. Vediamo di riuscire a sbloccare il punteggio. E la mette dentro, molto bene, un tiro a fil di palo con qualche rischio, ma era molto angolata, quindi difficile anche da respingere da parte del portiere avversario. Quindi dimezziamo lo svantaggio, andiamo sul 2-1, sempre in favore di Ferrara, Ariosto. Stefano, si diceva appunto di questo pareggio, di questa partita contro Brixen, un pareggio per quello che si è visto in campo giusto, e un pareggio assolutamente, si poteva vincere ma si poteva anche perdere, quindi il pareggio direi che è il risultato più che giusto. Sicuramente, allora, c'è un fatto da dire, nella pallamano come sai il pareggio è un risultato abbastanza improbabile in teoria, sì. Adesso è tornato, fino all'anno scorso non c'era neanche più il pareggio, certo. Perciò adesso è tornata la possibilità di pareggiare le partite, e cosa ti devo dire, io pensavo che alla fine la partita l'avremmo anche vinta,
però merito al Bressanone che non ha certamente rubato niente, anzi, certo. Anzi. Intanto abbiamo visto un bel gol di Dobreva dalla media lunga distanza e De Togni che in penetrazione guadagna un altro tiro dai 7 metri e ancora Ampezzan dalla linea di battuta e la mette dentro, stesso angolo, stessa fil di palo, tutto cambia uguale. Un attimino l'angolazione. Questo tiro un po' più diretto, rischioso, sì, sì, però un po' più rischioso perché sì, come sai nella pallamano la parte diciamo che il portiere riesce a coprire meglio è quella di mezza altezza. È quella di mezza altezza in quanto si muove in modo sistematico. Certo. Perciò la zona di mezza altezza sarebbe l'allenatore consiglia sempre di evitare. Però il tiro è stato buono. È vero che però potente fil di palo. Ogni tanto bisogna cambiare. Certo. E Lukin buona parata chiude la porta. 2-3. Siamo sempre ancora a Pezzana il tiro e la mette dentro di giustezza, molto brava Ampezzan, 3 gol di Ampezzan che come l'altra partita, come la partita di sabato scorso ci sembra una delle più in vena, una delle più in forma anche a livello realizzativo. Questa qua anche tecnicamente è stato un gran bel gol perché sì, nel gergo pallamanistico viene chiamata la virgola in quanto fa fare una rotazione alla palla un po' strana che non è veloce però inganna il portiere e ha fatto anche conquistare, mettiamola così, un cartellino giallo per l'avversario, quindi certo, massimo risultato per questa azione d'attacco. Assolutamente, esattamente. Sì, tanto siamo tornati in pareggio, esatto, 3-3. Lucchini ancora bene su Marchegiani, respinge Lucchini, si sta riconfermando i livelli dello scorso campionato e quindi è una certezza. Ampezzan, come ti avevo detto, sono passati, Alberto, 7 minuti e sono mediamente un'azione ogni 20 secondi. Esatto, esattamente. Quindi capovolgimenti di fronte. Continui, non ci si annoia. Non assolutamente ci si annoia. No. Se facciamo qualche gol in più noi ci si annoia ancora di meno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è. Buon intervento difensivo, peccato non è stata recuperata. Un attimo. Penetrazione da destra comunque anche del Ferrara. Che si guadagna. Intervento difensivo un attimino al limite, l'arbitro decreta il tiro dei 7 metri. E sul dischetto va, sulla linea dei 7 metri, va Dobreva contro Lukin, vediamo se Lukin ci mette la pezza, no, ci pensa la traversa a respingere questa bordata. Ti di sto Dobreva. Perdonando solo perché ha sbagliato il rigore, perché se mi ripeti quel dischetto lì dischetto. Ti tolgo la pelle. È un retaggio che mi porto dietro. Ti tolgo chiedo la pelle. Venia a tutti gli ascoltatori appassionati di pallamano, un retaggio calcistico che purtroppo ci portiamo dietro dopo anni di calcio. Ma torniamo qua in campo, torniamo a vedere questo tiro da lontano da deviato al portiere Guadagnini, deviato dal portiere avversario. Siamo ancora in attacco. De Togni ancora per Ampezzan al tiro, un altro gran gol di Ampezzan. Questo, anche questo, Stefano, gran gesto atletico, tecnico, anche atletico perché la penetrazione è stata buona. Sì. Diciamo ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Assolutamente, brava Elisa, niente da dire. Finora è sicuramente in un momento diciamo euforico e sì, in transagonistica che sì, riesce tutto qua. 4-3 per la Vempers Dosso Buono, torniamo in vantaggio e 4 gol di Ampezzà, quindi adesso la difesa sta lavorando. Ah, peccato. Ampezzà è servita molto bene, era libera, ha perso il momento giusto per prendere la palla, chissà perché, ma non riesco a in questo caso ad arrabbiarmi per il fatto che abbia perso la palla. Assolutamente, era stata costruita bene. Prendiamo per buono quanto fatto fino a questo momento. Ci può assolutamente stare. Guadagnini intanto subisce uno sfondamento dell'avversario e riconquistiamo palla. La cosa positiva che c'è in questo momento, Alberto, è il fatto che la difesa sta cominciando a sporcare tutti i palloni, perciò non arrivano più velocemente come all'inizio della partita sulla linea dei 7 metri. De Togni al tiro, respinta Ampezzan perso l'attimo buono. Anche la scorsa partita De Togni molto positiva,
con le sue realizzazioni, ricordiamo un paio di conclusioni da fuori, sì, da sì, fuori sì, dalla lunga distanza che si sono infilate all'incrocio dei pali. Altro tiro dai 7 metri conquistato molto bene da Manfredini. Manfredini sta facendo male in questo momento sulla linea di 6 metri perché sì, sono sempre in ritardo sì, nell'andarla a prendere. Ancora Ampezzan. Vediamo se cambia l'angolo Elisa. Ampezzan la mette, no. Scivola con il piede sulla riga di 7 metri. L'aveva messa dentro anche questa comunque. Come tutti sapete, per chi non lo sa, durante il tiro dai 7 metri non si può superare la linea che delimita i 7 metri appunto. Come pena, non si, pena l'annullamento. Pena l'annullamento, come non si può alzare i piedi dal terreno. È concesso uno scivolamento, non è concesso che si alzi il piede dal terreno. Questo mi fa bene anche a me, così mi rinfresco un attimino alcuni fondamentali. 4 pari a quando mancano 19 minuti e spiccioli alla fine di questo primo tempo. Partita, come dicevi prima tu Stefano, molto molto divertente, con continui capovolgimenti di fronte. E Zanetti la mette dentro, bella questa conclusione. Buon tiro, assolutamente sì. Molto aiutata dalla bella penetrazione scarico di Laura Guadagnini in questo sì, caso. Ma l'ha messo dentro non, bene. Non c'è tempo da perdere. Abbiamo il tempo di commentare il gol che già dobbiamo ricominciare a commentare. Il gol in questo caso il gol avversario. Senti Stefano, allora così proviamo a guardare un attimino la sfera di cristallo e vedere come potrebbe incanalarsi questa partita. Di sicuro non si potrà continuare con questi ritmi perché sono molto dispendiosi e è quasi impensabile che si possa arrivare fino alla fine della partita con queste velocità e questi cambi di fronte continui. Però attenzione, De Togni nel tirare e nel segnare è caduta male. Vediamo un attimino, intanto è sceso veramente il silenzio e il gelo nel palazzetto, no? Speriamo possa essere soltanto una botta, speriamo, però dal dolore che emerge dalla faccia di Elisa non sembra niente non di sembra buono. Una cosa, io non l'ho neanche detta quella parola lì, la sto pensando ma la tengo per me perché meglio che aspettiamo, Alberto. Sì, meglio sì, che aspettiamo. Sì. A volte si pensa. C'è da dire che a pensare male tante volte ci azzecchiamo, però no, ma cerchiamo di pensare magari positivo, una botta, magari è una botta. Va bene, riprendiamo, guardiamo quello che è successo. Intanto bello il gol di De Togni che ci riporta in vantaggio. Dai Elisa, sicuramente non sarà nulla di grave, dai, avanti così, riprendiamo. 18 minuti alla fine di Ariosto, situazione di passi e ripartiamo. Guadagnini, è entrata Stefanelli al posto di De Togni. Stefanelli che perde palla e subisce questa esclusione, sì, trattenuto l'avversario, ha subito il fallo e non ha permesso la ripartenza, perciò quindi pochi secondi, due minuti a cui nessuno può sindacare, assolutamente sì, decisione corretta della coppia arbitrale, o meglio dell'arbitro che ha sanzionato con due minuti. Intanto sto tenendo falloso gli occhi là sulla panchina per vedere un po', sì, la reazione. Effettivamente anche noi ci stiamo un attimino forse un po' distraendo dalla partita, ma intanto vediamo, insomma, che adesso il Dossobuono è in 5-0 difensivo, essendo in uno in meno, libero, e ci mette una pezza bene Lucchini, bene Francesca, e abbiamo la possibilità di ripartire bene. Ma quando allenavo c'era un ragazzo che giocava nella squadra che allenavo e io continuavo a ripetergli: devi fare un po' più di attenzione all'ala, non la puoi lasciare libera. E lui mi ripeteva sempre: mister, ma l'ala ci pensa il portiere. Allora ci pensa il portiere. In questo caso, ci ha pensato Francesca. Esatto. Ottimo intervento di Francesca. E restiamo in vantaggio. 6-5. Bene. Guadagnini che ha subito un fallo nel momento del tiro.
Intanto guardiamo De Togni, ci sembra un po' più serena, ci sembra possono esserci confronti dalla linea. Ampezzan si incunea, subisce fallo. Stiamo gestendo bene questo. Stiamo gestendo bene questa inferiorità numerica, ormai manca veramente poco per ritornare in parità numerica in campo. Guadagnini va al tiro, stoppata, e riparte il contropiede. Soglietti che ha scaricato, e bene Zanette recupera la palla e la fida ad Ampezzan. Bene così, allora, Stefanelli sta per rientrare. Hanno perso un po' di sicurezza anche loro. Abbiamo gestito bene questa esclusione. Assolutamente sì, brave, specialmente in difesa. Ci poteva stare anche un golletto, ma magari arriva adesso. Andiamo Ampezzan cerca di la penetrazione, scarica per Zanette in posizione centrale. Ampezzan scarica per... Peccato per l'infrazione di area. Manfredini entra in area. Intanto abbiamo qua qualche tifoso che ogni tanto esterna il suo pensiero. Ma è bello, no, anche è questo. Bello anche così. Bene, siamo ritornati in parità numerica a 15:40 dalla fine del primo tempo. Dobreva, palla in mano. E la risposta alla domanda che mi hai fatto prima, che succedesse un po' il piccolo infortunio di Elisa, possono le squadre andare a quel ritmo? Assolutamente no. Si è data da sola, infatti da due minuti il punteggio si è bloccato. E Dobreva ha rallentato il ritmo. Dobreva mettere dentro il 6-6, ma è evidente che il ritmo è calato. Adesso ora le squadre rifiatano un attimino, cercano di ragionare magari un po' di più e di attaccare magari con un po' più di raziocinio invece di buttarsi in avanti con la spinta emotiva, con la voglia di trovare il gol ad ogni occasione. Guadagnini buona si entrata, fa parare, però stiamo tirando male. Buona entrata di Guadagnini, qua viene fiscata un'infrazione. Onestamente non ho capito, non lo so, evidentemente magari forse l'arbitro aveva sicuramente visto quello, sicuramente vedeva meglio di noi. Di sicuro non l'entrata in area, perché la palla era alta, perciò non poteva essere questo. Ora Ferrara, palla in mano, fa circolare Dobreva, tenta ancora da fuori, la palla è deviata e sarà a tiro d'angolo. Dobreva forse è una delle giocatrici può tenere un po' più sott'occhio di Ferrara. Tanto vediamo se c'è una ripartenza. Manfredini si addormenta purtroppo con la palla in mano e abbiamo perso una brutta palla. No, Ampezzan, non era Manfredini, ma e abbiamo la possibilità di ancora a Ferrara di giocare questa palla. Sembra quasi che stiamo subendo il contraccolpo psicologico dell'uscita di De Togni. Però insomma, allora ci può anche stare, perché a livello mentale, insomma, come siamo un po' distratti noi da quello che è successo, posso immaginare che anche le ragazze possano essere distratte, però bisogna giocarlo questa partita. De Marchi si libera, subisce il fallo, va il tiro, l'arbitro fischia, magari con qualche secondo di ritardo, forse c'era l'intervento falloso, era ancora ha lasciato la possibilità di arrivare in fondo all'azione, non si è concretizzato il vantaggio e ha fischiato. Minuto di sospensione a 13:28 dalla fine della partita, risultato 6 pari tra Vempers Dossobuono e Ariosto Ferrara. È un momento, è qualche minuto che non riusciamo più ad esprimere, a trovare delle buone soluzioni in attacco. Per fortuna siamo anche un po' stati aiutati da qualche errore da parte del Ferrara, però sicuramente dobbiamo un attimino sistemare questa situazione negli attacchi. Non riusciamo più a trovare i 6 metri, a fare delle penetrazioni, soffriamo da sempre, ma questa è una cosa cronica. Il tiro da fuori è da fuori, non abbiamo tiratori che possono, come si dice, tirarci fuori le castagne dal fuoco nel momento difficile. Infatti. L'unica è in parte De Togni, che però in questo momento è ferma ai box. È fuori. Sì, De Togni sabato scorso veramente
ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo da fuori area, perché ha cercato più volte la conclusione da fuori e in alcune occasioni l'ha messa dentro. Un rilascio della palla molto veloce, pur non essendo altissima, diciamo, di statura, è molto veloce e ha un gran rilascio, perciò veramente il portiere ha difficoltà a capire dove possa andare a finire la palla. Poi, come abbiamo visto la scorsa settimana, quando tira è capace di mettere due di fila nel 7, se quindi, li mette sempre nell'angolino, anche se lo capisce il portiere non è poi così facile andarlo a prendere. Direi che se non impossibile, ma è molto difficile. Però andare intanto, guardando un po' la partita, un po' la panchina, mi sembra che ci sia un po' tranquillizzata adesso il sembra di sì. Vediamo, forse magari riusciamo a vederla in campo, la speranza è sarebbe importante, che ma l'importante solo di una botta. L'importante è che non sia nulla di grave. Apprezzare la scarica bene su Zanetti, che cerca la conclusione, cerca lo scarico ma viene contrastata. Loro stanno difendendo bene, loro difendono molto bene, veloci. È una squadra non è facile, indubbiamente ostica. Faccio fallo su Stefanelli. Facciamo fatica a trovare quelle penetrazioni e quegli scarichi, soprattutto che abbiamo trovato all'inizio della partita. Probabilmente loro si sono registrate e buona difesa, contropiede, gol. Come mi insegni tu, la cosa più semplice sulla carta da fare, in questo caso l'abbiamo vista. Assolutamente sì. Ma io credo che Roberto abbia chiamato il time out per invitare la squadra a portare più volte il raddoppio all'interno dell'area, dei 6 metri, in quanto loro difendono molto alto, perciò gli spazi in realtà... E Guadagnini finalmente, con un po' di fortuna, ma va bene anche questa, trova il gol. Il buon Mourinho ha sempre detto che è meglio un allenatore fortunato che uno bravo. Ah beh, quello, ma quello, anche se non diceva Mourinho, siamo tutti d'accordo. Sette pari. Perciò, niente. Credo, come ti dicevo, che Roberto abbia chiamato il Talmoneto per invitare le ragazze a portare più raddoppi all'interno dell'area, in quanto, essendo una difesa molto profonda da loro, gli spazi dietro ci sono. E invece lavorare su dal perimetro è un po' più difficile superare. Più complicato. Qua si regalano una palla, Apezzan la conquista bene, scarica su Zanette. Buono Manfredini. Anche non aver visto la possibilità di spingere, buona cosa non rischiare, fermarsi e ragionare un attimino. Guadagnini, Apezzan, entra Losco che va a posizionarsi nel ruolo classico di pivot al centro dell'area. Io mi aspetto che lei possa veramente far male da quella linea lì adesso. Apezzan scarica su De Marchi, ancora Apezzan, perché lei riesce a prendere gli spazi molto più di Manfredini. Manfredini è più potente, prova da fuori un tiraccio che finisce ampiamente alto. Mi aspetto che Losco faccia veramente una buona prova. Attacco, perché potrebbe essere proprio la difesa che si addice alle sue caratteristiche. Anche noi comunque stiamo difendendo, direi, con buona intensità. Sì, assolutamente sì, ma sono due squadre che si assomigliano molto. Bene questa chiusura sul numero 88 Marchegiani. Ancora Marchegiani che cerca il tiro, scarica sul numero 14 Tisato, che la mette dentro bene in diagonale sotto al 7. Mancano 10 minuti alla fine della partita. Ferrara Ariosto avanti 8-7. È assolutamente necessario che noi entriamo all'interno dell'area, che ci portiamo qualche persona in più, perché altrimenti ci tengono all'interno dell'area. Apezzan va in penetrazione, tiro viene deviato. Io non sono completamente d'accordo su questo fischio degli arbitri, buon per noi che ci danno un tiro dei 7 metri, però ci avevano già dato un vantaggio e però vabbè, prendiamo casa. Sì, assolutamente. Se devo poi dopo lo sappiamo, insomma, Stefano, che poi alla fine torti e favori alla fine di una partita si compensano sempre, quindi Apezzan la mette ancora bene, questa volta l'ha messa bassa, diretta. Ma sai cosa ti penso, Alberto, su sto detto o sta cosa del
è il torto e il vantaggio si compensa così. Di solito lo tira fuori chi perde, perciò non vorrei che lo dicesse. Lo diciamo adesso. In modo che così non facciamo ferre. Capire che non campiamo alibi, però esatto, solitamente esatto. Insomma, al di là di quello che si possa dire in qualsiasi sport alla sì fine. certo, è una scusa un po' banale, però diciamo che è la scusa, come dici tu, di quelli che non sanno perdere, magari è quello che sì, è per quello che ti dico, viene che usata parecchie volte. Sì, direi di sì. Brava Francesca. Bene Francesca, ancora su Tisato. Vediamo se riusciamo a ripartire. Anche Tisato sta facendo meglio abbastanza male da fuori area. Brava, bene. Bueno, questo giro palla per Guadagnini, che non ha visto lo spazio d'entrata, o forse ha avuto anche un po' paura, perché sai, in quel momento lì arrivi e il difensore chiude lì, la botta certo, arriva. Certo. Bene comunque l'Osco nel lavorare sì. Questa palla. Non sempre si ha il coraggio di buttarsi dentro lì. Nel frattempo perché la botta arriva. Quello è sicuro. Il gol non si sa se arriva, ma la botta quella arriva sempre. La botta arriva sempre. Ancora Zanetti, bene, Laura, bene. Torniamo in vantaggio, 9-8, 8 minuti alla fine. Stavo dicendo, è entrato nel frattempo Mazzieri al posto di Manfredini. Riparte questo contropiedi Losco che la va Zanetti, bene, bello questo contropiede Stefano. Bravissima Losco, non ha perso la lucidità nel momento in cui hanno chiuso, ha dato lo sgancio a Zanetti. E non è facile, non è automatico fare questa cosa, perché molte volte si rischia di pensare egoisticamente, andare al tiro, cercare il gol. Qui Losco ha fatto, come si suol dire, l'assist, l'ultimo passaggio, e ha mandato in gol Zanetti. Assolutamente, sì. Mi concedi di usare questo termine, questo gergo calcistico in queste occasioni? Ci sta, dai. No, allora ti concedo qualsiasi licenza poetica, non mi usare però termini calcistici in ogni caso. Va bene. Termine giornalistico mi sta bene. Va bene. Il termine calcistico no. Intanto abbiamo ripreso un attimino di fiducia, un po' di ritmo. E ci arrivano anche delle indicazioni abbastanza confortanti dalla panchina. Sì, sembra che facciamo tutte le corna possibili, che non sia nulla di preoccupante, bene così, dai. Questa insomma, è una buona cosa. Bene, questo bene, al di là di tutto quello importante. L'importante perché Elisa De Togni è una giocatrice importante, ma soprattutto perché quando si fa male qualsiasi giocatrice o qualsiasi giocatore è sempre un peccato a livello umano. Assolutamente. Quindi, specialmente. Assolutamente. Dopo il livello sportivo è un altro discorso, però specialmente a livello umano. Bene, riprende la partita, 7:38 alla fine della partita, arriva sto palla in mano con Costanzo. Tisato. Ancora Tisato. Losco esce un attimino cercando di recuperare la palla. Ancora Losco che esce sulla portatissima di palla. Recuperare la spazio, se tu vedi Alberto, io provo a spiegarti una cosa. Sì. Più che recuperare la palla, quando fa quelle uscite molto alto, lei sta recuperando spazio. Sì. Cioè costringe l'attacco a partire da molto più lontano. Indietro, a tornare da molto indietro, più lontano. Certo. Fa quello che si dice in gergo calcistico, un pressing alto. amici che ci ascoltate, penso che la mia sia una causa persa. Bene, intanto Mazzieri, un gran bel gol questo, ci se, vuole non so, forse per fine campionato riesco a togliergli questa parola del calcio. Sì, è perché mi vengono più fluide questi termini, allora magari nel momento in cui sono in difficoltà preferisco tirarli fuori e dirli. Te la concedo. Intanto buon break, intanto comunque abbiamo fatto un piacere. I nostri amici dalla regia se la ridono, per probabilmente abbiamo superato il bonus delle sciocchezze da dire. Ci tagliano, ci mettono su un po' di musica. Ci tagliano e mettono la musica, secondo me. Una colonna sonora che almeno. Un bel break, dicevo, un 4-0 sì. Poco meno di 5 minuti, insomma, non male. Ora giriamo la palla, facciamo già la palla. Molto bene. Intanto si vede che anche il palazzetto era un po' sorpreso all'inizio della partita, perché sembrava che non buono scarico, non ci fosse il pienone, però insomma piano piano si sta riempendo. Ci sono tanti che sono al bar, anche che stanno arrivando, quindi hanno fatto prima tappa al bar e poi arriveranno anche loro. Stefanelli, Guadagnini cerca spazio, scarica buono per Mazzieri, buono Mazzieri anche per De Marchi,
peccato per il bene, tiro, bravo, bene, il portiere, comunque bravo, buona costruzione, bene, buona costruzione, bene il tiro, bene anche il portiere, ovviamente ci sono anche i portieri avversari, buona copertura di Stefanelli, palo, molto bene, molto bene, bene Stefanelli ha intuito la direzione della palla, è andata senza fare fallo e Costanza ha preso il palo. Zanetti cerca spazio, brava Laura Zanetti, sembra che anche Laura Zanetti stia giocando, ha preso una fiducia buona... oggi, sì, perché sì, gli sono entrate un paio di assolutamente tiri buoni, sì, perciò assolutamente sai, sì, prende fiducia, cosa diversa se il portiere ti para o sbagli, naturalmente non ti senti più sicuro di fare determinate cose. Guadagnini da fuori, bene, buono scarico di Mazzieri per Guadagnini che ha trovato lo spazio giusto, allora, e ha messo dentro il 12-8, scusate. Come si dice in termine calcistico, Alberto, dimmelo tu, ha lasciato secco il portiere. No, beh, ha fatto, ha uccellato il portiere. A quella distanza, bene, brava, bene. Brava, Francesca. Dai, Francesca. Brava, Francesca. Losco in contropiede, con... non l'abbiamo visto. Cosa è stato fischiato, una doppia? Ha fischiato una doppia. Poi io non, sinceramente non l'ho vista. Neanch'io, ma... neanch'io. Io la sensazione, vista che ha fischiato l'arbitro alle spalle, chi la stava a fianco non l'ha fischiata. Secondo me lui ha visto un falso fallo, sì, un movimento del braccio l'ha più alto. Diciamo che l'ha interpretato come esattamente fallo. Però vabbè, ci sta, dai. Tanto salutiamo qualcuno qui, insomma siamo collegati con Facebook, insomma salutiamo Mirko Manfredini che ci scrive che sta arrivando, noi siamo qua, porta la birra, Luigi Brugnoli, Claudio Anselmi, Elisa Miglioranzi che ci andiamo, diciamo va bene, ma penso che era riferito a Luigi Brugnoli, quindi vi aspettiamo, venite qui, Claudio Anselmi, divertimento assicurato, Elena Finezzo, intanto andiamo un'altra volta con Stefanelli in contropiede, palla Stefanelli, e andiamo avanti di 5, Stefanelli, molto bene, contropiede molto e grandissimo gol, questa molto sera bene. Stiamo assistendo anche dei, oltre a dei gol che non sono pochi, di buona qualità, di buona qualità, e quindi questo fa anche ancora più piacere, sì, 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 sì. Intanto chi... il break c'è stato e quello che ci chiedevamo, sì, quali delle due squadre fisicamente lascerà qualcosa, sì, prima, sembrerebbe essere in questo momento l'Ariosto, ed è un break anche importante perché 5 gol non sono pochi, c'è da dire che la partita, è lunga, quello è sicuro, quello è sicuro, la partita è molto lunga, quello assolutamente, però se riuscissimo ad andare a riposo con questo break, con questo anche pur allenando, è male, un vantaggio abbastanza importante. Poi sai, sabato scorso siamo andati in vantaggio, all'intervallo siamo andati in vantaggio di 3 gol, poi dopo sappiamo com'è andata, quindi come dici tu le partite sono lunghe, sono da giocare fino alla palla fine, mano, quindi... la palla a mano in 5 minuti l'abbiamo visto nel, sì, break, sì, che sì, abbiamo fatto 5 minuti ti cambia completamente, le cose, ti cambia tutto, speriamo. Ancora Stefanelli, palla in mano, Guadagnini, ancora Stefanelli, Zanette, Guadagnini, Stefanelli, Stefanelli ha sfiorato, l'incrocio, proprio un bel tiro, con un bel tiro, peccato, fuori il portiere, non sarebbe mai potuto intervenire in questo caso. 2 minuti alla fine della partita, Ferrara che si porta in avanti, ma c'è Lukin ancora e riparte il contropiede, Stefanelli per Losco, cerca il tiro e le mette dentro, molto bene, brava Losco, passa vista l'esperienza, gran gol d'esperienza, di caparbietà, certo, anche con poco equilibrio, brava, veramente brava in questo caso, molto brava Losco, insomma non diciamo niente di nuovo e non scopriamo nemmeno l'acqua calda come si dice in questi casi, Losco è un acquisto che può portare quell'esperienza che mancava un po' alla squadra e poi noi fare quel necessitiamo, di assolutamente sì, io penso che ancora non sia al meglio, però già dalla settimana scorsa io vedo qualcosa, sì, di più, qualcosa di sì, più, logicamente sai il cambio di squadra così, anche a livello di atteggiamento, anche a livello di atteggiamento, di propositività, ma anche da come viene riconosciuta dallo, certo, spogliatoio, certo, sai partita dopo partita, sì, anche le ragazze pur essendo da tanti anni che giocano insieme, il nuovo innesto ha bisogno di capire, il nuovo innesto soprattutto in quel ruolo lì, che insomma lo sappiamo che quel ruolo lì è delicatissimo, quindi il nuovo innesto lì, vediamo ancora Losco, la scarica Zanette, la mette bene, brava Laura,
Brava Laura, brava Lusco. Lusco, bene, bene. 15-9, più 6 a 30 secondi alla fine. Niente da dire, stiamo in questo momento stiamo esprimendo la nostra pallamano. Fatta in velocità, assolutamente niente sì. Cose difficili, facili. Un parziale in nostro favore di 7-1. Abbiamo l'ultima loro palla. Sono in grossa difficoltà, non riescono più. De Marchi tiene la palla lì, vediamo se riusciamo a fare l'ultimo attacco. Losco per Guadagnini. Cerca lo spazio, tiro. Va benissimo, bene così, bene così. C'è il tiro franco, non tiro so. Franco, vediamo, probabilmente franco. Lasceranno la palla, non lo so. Tiro franco a 0 secondi. Vedremo sicuramente la muraglia. Cioè qua ci vuole la prudenza, solo una prudenza riesce a fare questi gol. Vediamo. Talvolta succede. Vediamo, sarebbe bello poterlo vedere questa sera. Non si sa niente, mai. La muraglia respinge bene così. Esattamente. Finisce il primo tempo. Ben per stesso buono 15. Ariosto Ferrara 9. Vi lasciamo per qualche minuto, andiamo a berci qualcosa Stefano anche certo. Noi e ci vediamo tra qualche minuto. A presto. A dopo. Ciao.
Va bene, prova. Riprendiamo dal palo Dossobuono, di Dossobuono ovviamente, secondo tempo della partita Vemplast Dossobuono Ariosto Ferrara. Siamo qui in postazione con Stefano Cazzador. Stefano, sono tornato nel mio girovagare nel frattempo. E c'è portato qua una gentilissima ospite. La gentilissima. È come quando porti il presidente della squadra, non è tanto una cosa così, ho portato il capitano della squadra che purtroppo in questo momento è fuori e ferma un po' il box. Però... Ciao Alice. Ciao a tutti. Ciao. Però la prima cosa che voglio chiedergli, Alberto, è intanto sapere come sta lei e capire un attimino se è esatto come sta e se abbiamo dei tempi di recupero. No, ma ci sta. Ci sta, dice, il fatto di lo facciamo anche noi di tifare per le nostre ragazze, perciò grande penetrazione e gol. Sì, perché è importante Fanelli. In questo momento della partita. Assolutamente sì. L'approccio. Allora, dici un attimino, dai. Come sto? È una bella domanda perché mi sono fatta male alla caviglia ormai 3 settimane fa e un po' meglio, credo, però tempi sicuri e certi per poter dire quando riuscirò a rientrare in campo non so darli. Cioè non è che non so darli io, non so darli il medico o chi per chi, però... Intanto scusami, ti interrompo Alice, sì. 2 gol in sequenza sì. Per il Ferrara, un attimo di disattenzione in attacco, sì. Cose che dobbiamo assolutamente evitare, scusami Alice. E niente, quindi spero che adesso devo cominciare a fare un po' di esercizi di riabilitazione, quindi un po' di tecar terapia, laser terapia per la caviglia, per rinforzarla un po' e... Spero di riuscire a rientrare il prima possibile, visto che è già il secondo anno di fila che mi perdo la prima parte del campionato. Sì, l'anno scorso forse è andata peggio, anzi sicuramente è andata peggio. Vedremo. Peccato, grande presentazione di Losco, sì. Pallonetto e traversa. Qua adesso non diciamo Alice, nel momento in cui la palla è andata sulla traversa, giustamente si è comportata la giocatrice e si è lasciata... andare a una mezza imprecazione che ci sta. Tu sai Alberto che ogni volta la palla arriva sull'ala destra, io ormai da sempre dico beh tanto c'è Alice, la sistemiamo la palla, invece un po' ci manca questa cosa qua, perciò anche a me manca. Non vediamo l'ora che lei possa rientrare in campo, assolutamente. Senti Alice, come vedi le tue compagne in campo questa sera? Le vedo abbastanza bene, ne abbiamo parlato tanto in questa settimana. Visto? Bellissimo. Grande bomba. Che si è risvegliata, visto settimana scorsa che non era nemmeno scesa in campo, deve dimostrarci tanto Martina. Certo. Tanto sì. Francesca torna a fare Francesca, sì. non ha mai smesso di fare Francesca. Attenzione, non ha mai smesso di farla. Buona cosa. Peccato Mazzieri, recuperiamo però palla, la palla di Losco. Con calma. Prima parlavamo dell'importanza di Erika Losco quest'anno, sì. Insomma, vi ha portato qualcosa in più sicuramente? Sì, ci ha portato innanzitutto l'esperienza, perché giocatrici di questa età e con questa esperienza appunto non ne abbiamo ed è... Sì, brava Laura. Anche Laura sta facendo... Sì. Però Alice, scusami se ti interrompo, io fossi da parte tua un pochino temerei la sicurezza di quel posto là, perché stasera Zanette è stata molto brava, non ti sta facendo ripiangere. No, sono ben contenta che non si senta la mia mancanza. Se no la vivrei ancora peggio. Sì, assolutamente. Penso che a parte dal punto di vista sportivo apporti anche proprio come persona, come esperienza, come punto di riferimento. Il gruppo l'ha accolta assolutamente bene. Io facevo prima una considerazione con Alberto. Non so, magari tu vivendo la cosa nello spogliatoio me la puoi confermare o smentire, va bene comunque. Che mi sembra che partita dopo partita, Losco specialmente, sia entrata più nel gruppo vostro, perché mi sembrava di vedere un po' di, diciamo, passami il termine, dubbio nella squadra, e invece vedo che più da parte vostra viene ricercata. Ci stiamo amalgamando sempre di più, perché all'inizio ovviamente non dico che è stata un'imposizione, però insomma dei 3 nuovi acquisti che ci andassero bene o no facevano parte della squadra.
certo. Adesso stiamo veramente unendoci sempre di più e ci stiamo amalgamando sia come squadra fuori che dentro dal campo, sia con Irene che con Giorgia che con Erika, e questo si vede anche durante le partite. Assolutamente, credo. Sì. Intanto Alberto, esclusione di Marchegiani per un intervento alquanto scorretto, sì. Una presa da dietro, sì. Una volta davanti ai tempi assai lontani, questa era un'esclusione da 5 minuti, perché una volta nella palla a mano, se tu non lo sai, c'era l'esclusione anche per 5 minuti per il fallo particolarmente grave. Questo qua sarebbe stato era un fallo minuti. Da 5 minuti. Ecco. Invece ci dobbiamo accontentare dei due. No, vabbè, no. Qua abbiamo buttato via una palla. È giusto, perché dopo queste cose qua andavano comunque, erano tutte cose che andavano all'interpretazione dell'arbitro, perciò oltre alle polemiche che già ci sono in questo momento, erano delle altre polemiche maggiore, perciò va bene così che ci sia. Sono i due. Tra virgolette una pena certa per determinati fasi. Una pena certa. Non è un termine calcistico, Alberto. No, assolutamente. No, è un altro termine. Nel frattempo la numero 7 Costanzo batte Francesca, ma sì, bravissima Laura. Cambio di fronte, bravissima. Guadagnini mette dentro il 19-12. Intanto 7. Gli spettatori non possono vedere, e invito la regia ogni tanto, magari durante il gol, di inquadrare Alice, perché è quasi uno spettacolo. È quasi più uno spettacolo in quel momento lì vedere. Sta giocando di Alice. Sta giocando anche lei. È bellissimo viverla da fuori, veramente. Immaginiamo. Bene, comunque. Brava Irene. Panelli qui. Sì. Ma ha fatto anche prima dei buoni interventi, sì, difensivi, sai, Panelli. Brave ragazze. Stiamo difendendo bene con molta intensità e con molta attenzione. Sì. A questo punto della gara è quello che è importante, sì, la difesa. Abbiamo un buon margine, un più 7, quando mancano ancora comunque 23 minuti, sì, alla fine, sì, della partita. Però ecco, anche due settimane fa col Brixen l'Ariosto era dopo fine primo tempo, è ricominciato che era sotto di 6-7, non ricordo. Troncare meno tutte le velleità degli avversari, sì, in questo momento, sai, ti può far vivere gli ultimi 10 minuti della partita, che generalmente sono i più carichi dal punto di vista emotivo, sì, con un po' più di tranquillità, sì, e ovviamente mettere più pressione a loro, ovviamente, perché meno tempo hanno di recuperare, più diventa difficile gestire la palla, quello sicuro. Nel frattempo, Alberto, se mi permetti, ti lascio in buona compagnia con Alice. Ho visto un ex allenatore del Dossobuono che è seduto qua in tribuna. Vado a vedere se ha voglia di scambiare due parole, perfetto, con noi anche lui. Vai. Lanciamo al pubblico il nostro Stefano Cazzador. Alice, mi fai compagnia tu, dai, per un po'. Anche se. Sì, brava Francesca. Brava bene, Francesca. Un attimo, cambio di. Vieni qua vicino a me. Sì, eccomi. Tu commenta come devi commentare. Zanetta, gran gol. Brava Laura. Andiamo al massimo vantaggio, 20-12, a 23 minuti dalla fine della partita. Proprio liberamente no, perché sennò. No, beh, insomma, casomai ti faccio io, cercherò di interpretare il tuo labiale prima che tu lo butta fuori, e ti faccio io il beep, dai, faccio io il beep in tempo reale. Intanto Alice, rispetto alla velocità del primo tempo, la prima parte del primo tempo, ora magari le squadre sono un po' più, non dico guardinghe, ma ragionando un po' di più sul gioco. Sì, perché sono 20 minuti che mancano da giocare sia per noi che per loro, quindi ogni non è importante sia per noi che per loro. Intanto abbiamo preso un gol e De Marti nel contropiede si è fatta stoppare dal portiere avversario, che è il numero 12 Gambera, sì, che è andato a posto di Pernetana. E qua ancora un altro gol di Marchegiani. Bisogna difendere. 88, Stefanelli va in contropiede, sì, la mette nel 7, bene così. Bravissima Irene. Abbiamo preso il gol, ma siamo stati bravi subito con il contropiede di Stefanelli a rintuzzare l'attacco, ed è minuto di sospensione quando mancano 21-51 alla fine di questo secondo tempo e quindi della partita. Risultato che ci vede in vantaggio 21-14. Alice ci saluta e se ne va. Grazie posto. Alice. Grazie a voi. Adesso vai e tifa come sai fare. La tigre che c'è in te, e in bocca al lupo e buona guarigione. Grazie. Sai, ti aspettiamo in campo. Sei tornato, Stefano? Sì. Allora l'ospite, facciamo così, l'ospite te lo gestisci tu, che se
io magari sparo la cavolatina ogni tanto, ma l'ospite è l'angolo dell'ospite. C'è una sigla, chiedo alla regia, l'angolo dell'ospite di Stefano Cazzadoro. Buonasera. Ciao, buonasera. Ecco. In modo un po' diverso. Dei personaggi comunque, delle persone che hanno fatto una parte della storia della pallamano di Cuneo. Un attimo, allora vi faccio un riassunto della puntata precedente. Insomma. Stefano Cazzadoro è andato, avevo il microfono spento, vedi come ci siamo in diretta. È andato a pescare un personaggio, un allenatore che ha fatto la storia della palla d'Ossobuono. Se ripasso la linea a Stefano Cazzadoro, non c'è la sigla, ma ve la riparo. Vabbè, bene, la mia ottima figura l'ho fatta anche oggi. Stavo dicendo, per i pochi che ho qui vicino che mi hanno sentito in diretta, che a me piace anche far vivere, diciamo, agli spettatori. Una parte della storia di Ossobuono che ci ha portato ad adesso anche a finalmente a vivere in diretta le partite. Qua con noi abbiamo Paolo Baresi, che è stato allenatore della pallamano di Ossobuono e che adesso è comunque il selezionatore e l'allenatore dei portieri della nazionale italiana. Perciò questa cosa qua, una cosa è collegata all'altra. Sappiamo che Francesca, la nostra Francesca, è già nel giro della nazionale, però intanto do il benvenuto a Paolo e gli chiedo come mai ad Ossobuono. Buonasera. Acceso, vero? Sì, sì, è a posto il microfono. Non vorrei fare la figuraccia di Stefano. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Ma come mai ad Ossobuono? Siamo lo staff delle squadre nazionali è formato da 6 persone, da 6 tecnici che hanno deciso che ogni domenica girano sui campi e quindi brava. Oggi non potevo perdermi l'occasione di vedere Ossobuono Ferrara, che ha parecchie giocatrici interessanti per le squadre nazionali. Per quanto riguarda poi il mio ruolo specifico, qui c'era stasera da poter vedere Francesca Lucchin da una parte e Melanie Pertale dall'altra, che sono due tra i portieri più giovani, più interessanti del movimento italiano femminile. Oh, okay. Quindi la mia presenza è fondamentalmente quella di osservare cosa offre il movimento italiano e in modo particolare, per quanto mi riguarda, Lucchin e Pertale. Una domanda, diciamo così, a Marco. Cosa rimane, cos'è per te tornare ad Ossobuono, adesso lasciando da parte il momento, diciamo, della tua professione adesso a livello federale, tornare ad Ossobuono, dove comunque tu hai allenato e hai fatto una parte della tua carriera come allenatore? Innanzitutto ho dovuto chiamare il presidente oggi perché non ricordavo più la strada per arrivare a Palazzo. Allora è stata proprio una brutta esperienza, Paolo. No, è stata una bellissima esperienza, ma era una battuta. Scusa, io intanto vorrei sottolineare un paio di interventi importanti di Moretti, che è entrata al posto di Lucchin. Insomma, direi che ci siamo anche qui come attenzione e come anche, mi sembra, una buona tecnica di questa giovane portiera. Assolutamente, anche hai detto bene, anche Moretti è sicuramente una giovanissima che stiamo tenendo sotto osservazione. Intanto veramente Ossobuono sembra, lo diciamo a bassa voce Alberto, sembra stia dilagando. In questo momento Ferrara non sta ponendo la resistenza che io onestamente credevo che loro potessero porre. Meglio per noi, però in questo momento sembra che Ossobuono abbia quella marcia, diciamo, in più. Scusami Paolo, mi stavi dicendo che non trovavi la strada del palazzetto. Torno ad Ossobuono sempre molto volentieri. Questo campo è per me sempre un campo, un'altra parata di Moretti. E questo non fa altro che farci piacere. Torno sempre molto volentieri, questo è un campo dove mi sono divertito, prima di tutto divertito, ma ho sempre lavorato con grande piacere, ho conosciuto persone di grande valore, quindi ripeto, torno sempre molto molto volentieri. Ultima domanda, un'altra domanda che mi viene da chiederti: come la vedi tu in questo momento
Intanto abbiamo visto una grande azione, un buon movimento di Losco nella posizione di pivot. Scusate ancora questo gran gol di Losco. Andiamo sul più 10, massimo vantaggio quando mancano 13-17 minuti e mezzo alla fine di questa partita. Con questo cambio federale che c'è stato, con questi nuovi tecnici, sia dal punto di vista politico che tecnico, come vedi il movimento della pallamano in Italia in questo momento? C'è una crescita, c'è un momento di stasi. Cosa ne pensi tu personalmente della situazione attuale della pallamano? Noi la stiamo lavorando come staff unico sia per le squadre maschili che per le squadre femminili. E mi sembra che questa sia la prima volta che accade. Frattempo, ecco, quindi dicevo, la scelta del Consiglio federale di avere uno staff unico sia per le nazionali senior maschili che femminili va nella direzione della attenzione sia al movimento maschile che al movimento femminile e a garantire opportunità ad entrambe le squadre dello stesso tipo. Quindi mi sembra da questo punto di vista un'ottima scelta. Quindi dicevo che due gruppi, maschi e femmine, che però hanno indubbiamente vivono momenti diversi. Da una parte il movimento maschile, che è sicuramente un movimento sano e con parecchi elementi validi anche a livello giovanile, e il movimento femminile che sta soffrendo un po' come numeri, sì, ma che mette in campo proprio perché i numeri sono un po' piccoli, mette in campo delle giovani molto molto interessanti, e quindi stiamo ragionando molto sulla valutazione dei talenti giovani. E proprio visto che hai toccato l'argomento lì, il movimento italiano a livello di atleti, a livello giovanile, cosa ci dice? Ci dice un segno più, un segno meno, un segno a pari? Com'è la situazione attuale? Il segno che percepiamo noi da 6 mesi a questa parte è che i club hanno vissuto questo cambio come un momento per ritornare a fare pallamano sui campi anche a livello giovanile, e ci sembra di cogliere un entusiasmo rinnovato, diverso da quello che c'era un anno fa. Bene. Ora al movimento l'attenzione a questo entusiasmo e a cercare di coglierlo per sviluppare ancora tutta l'attività che forse negli ultimi anni si era un po' rallentata. Perfetto, grazie mille davvero Paolo. Grazie a tutti voi, grazie, complimenti mille per la trasmissione, trasmissione. È come indietro tutta, no? Come trasmissione. Buona serata. Grazie Paolo, grazie mille. Paolo, Alberto, ti ripasso la parola. Bene, torniamo in diretta, siamo a metà di questo secondo tempo, il risultato è saldamente per ora nelle mani dell'Olimpica Vemprasta Olimpica d'Ossobuono, 25-15 più 10 a 14 minuti dalla fine della partita. Sembra Alberto che anche le ragazze avessero visto che avevamo queste pseudo interviste, questi personaggi e che comunque siano a volte... un attimo. E ci hanno permesso di fare queste, sì, interviste rilassate, in quanto il risultato in questo intanto momento. Però io voglio sottolineare, Stefano, ho visto. È entrata Moretti e sta facendo quello che faceva Lukin, e che non è facile entrare dalla panchina e fare quello che sta facendo lei, perché sta di fatto determinando il risultato in questo momento. No, ma io vorrei dire che se prima c'era una corriera davanti alla porta, adesso c'è un camion. Non sta passando nulla. Sì. Ed interventi, alcuni veramente, abbiamo visto prima quel pallonetto di alto livello, in posizione davvero recuperata, anche questo, non, insomma, non passa, bene così quest'anno. Non passa niente, brava. Siamo brava. In ottime mani, una volta di più, perché davvero, abbiamo davvero trovato brave. due ottimi portieri. Ritorniamo in attacco. Ampezzan, Mazzieri. Ora la cosa che mi fa piacere è che non ho potuto sottolineare tecnicamente, qua c'è stata una azione un po' presuntuosa, chiamiamola così,
Allora, in questo momento vabbè, finiamo l'azione, poi ti dico il pensiero. Sì. Vediamo il tiro. Ancora Moretti. Si oppone alla conclusione, però nulla può. Poi dopo sulla ribattuta a botta sicura di Belbe. 25-16. Ti stavo dicendo che durante, diciamo, la chiacchierata che abbiamo fatto con Paolo, specialmente, non ho dato. Prego, Stefano. Chiedevo il microfono gelatone intanto. Abbastanza enfasi alla prestazione di Mazzieri, che la settimana scorsa non avevo visto in campo, perciò forse c'era qualcosa che non andava, non lo so, forse qualche tecnica, tecnica. E invece ha fatto due gol veramente di pregio, e mi è dispiaciuto non poterlo sottolineare in quel momento lì. Spero che lei mi dia la possibilità adesso di sottolinearlo un'altra volta. Intanto Ampezzani con questa palla e la mette dentro. La chiamiamo Astuzia Ampezzani. Astuzia Ampezzani. 26-16, 11-30 alla fine della partita. Questa sera abbiamo assistito veramente una bella partita con una determinatissima. Dicevamo all'inizio che era questa una partita dove si poteva cercare di fare due punti, non dico obbligatoriamente, però era importante cercare di portare a casa due punti. Assolutamente. Diciamo, dall'atteggiamento di come si sta incanalando la partita, diciamo che abbiamo buone possibilità. Abbiamo un 51% di possibilità di farcela adesso. Esatto, direi di sì. Assolutamente. 10 minuti. Io un po' la temevo onestamente questa partita, perché Ariosto comunque è una squadra che non puoi sottovalutare, proprio per caratteristiche, per determinazione. È una squadra che non puoi, perciò assolutamente una buona prova per adesso. Senti Stefano, io darei un attimo la parola al presidente. Voglio chiedergli delle cose extra campo. Intanto, ciao Marco, buonasera. Penso fosse già acceso, era già acceso. Adesso l'hai spento e adesso è acceso. Vai, prova, fai 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova. Perfetto, ottimo. Ciao Marco. Buonasera allora, a tutti. Senti una cosa. Parliamo della partita, ti volevo solo chiedere, insomma, abbiamo visto delle novità questa sera al palazzetto, un'ottica di questa crescita di visibilità e anche di gestione di questa società, ci vuoi raccontare e spiegare un attimino? È un progetto che abbiamo fatto insieme, condiviso col volley, col Fresco Duel, di impiantare, diciamo, questi LED di bordo campo per dare visibilità ai nostri sponsor, e la cosa è piaciuta e sta andando avanti molto molto bene. Beh, direi che anche a livello, sicuramente a livello visivo è tutta un'altra cosa. Sì. Tanto scusami, sottolineo un altro intervento. Lo sottolineo io, Moretti veramente Moretti, ha messo il camion davanti alla porta. Giorgia Moretti sta veramente giocando bene. Ha messo il tappo alla porta. Bravissima davvero, bravissima. Dicevamo, un nuovo modo di presentare anche la palla a mano, che ha bisogno anche di queste cose per far crescere la propria visibilità. Sì, esatto. È stata, diciamo, una novità che abbiamo condiviso, ripeto, col volley, ma soprattutto abbiamo condiviso con i nostri sponsor che ci hanno creduto, hanno visto questa ottima cosa, e tra le altre cose sono intervenuti nuovi sponsor che probabilmente, speriamo, in un futuro abbiano un intervento più massiccio di quello che ci hanno intanto propinato fino ad oggi. Comunque è una bella cosa, un bel mezzo di pubblicità. Anche perché possiamo dirlo, insomma, in diretta, insomma, c'è la possibilità di dare visibilità, un'ottima visibilità a livello nazionale a delle realtà che magari sul territorio non possono investire grossi mezzi. E con questa possibilità noi diciamo che con i LED e ovviamente con la diretta che ci offre Veglia possiamo dare un pacchetto completo. Guardiamoci Ampezzani in contropiede, ruba palla, va al tiro, si fa fermare la conclusione. No, gli sponsor sono stati soddisfatti della cosa, è molto piaciuta, anche perché in palazzetti piccoli come quello di Dossobuono 4 moduli LED fanno la loro bella figura, non c'è niente da dire. Senti Marco, 8-29 a fine della partita, abbiamo visto una squadra molto motivata oggi in campo. Sì. Diciamo che il risultato direi che è assolutamente meritato per come sta andando. Poi mancano, ripeto, 8 minuti e mezzo, può succedere ancora qualcosa. Fino ad ora è andato
Tutto bene, l'unico rammarico l'infortunio di Elisa De Togni, speriamo non sia nulla di grave. A sentire il dottore sembra una semplice lieve distorsione, speriamo che sia così, la vedo tranquilla la ragazza, quindi dopo comunque faremo gli accertamenti medici del caso e vedremo cosa viene fuori. Comunque speriamo che non sia nulla di grave, perché non vorrei ripercorrere le prime giornate dell'anno scorso, ecco, no, toccandomi, caso, non vorrei assolutamente. Abbiamo già fuori Alice. E sarà ancora per un bel pezzo, perché sembra che abbia una lesione al tendine, al legamento, scusate. E adesso speriamo che Elisa non abbia nulla, perché sennò veramente non va bene. Non va bene. Bene, Marco, magari ci sentiamo a fine partita. Sì, d'accordo. Adesso ritorniamo in presa diretta, 8 minuti e mezzo alla fine della sfida tra Vemplast Dossobuono e Ariosto Ferrara. C'è un attimo, Stefano, io stavo parlando, minuto di sospensione è stato richiesto, mi sembra, dalla panchina di Ferrara. Il proprio allenatore sta cercando di porre un po' di ordine, purtroppo per loro, diciamo per Ferrara e per fortuna per Dossobuono, sembrerebbe che ormai la partita si fosse incanalata verso la via della vittoria di Dossobuono. Mancano 8 minuti e mezzo, un vantaggio di 9 gol, a meno di cataclismi dovremmo aver garantita la vittoria. Però riprende la partita, 27-16 Vemplast Dossobuono. Noi siamo Ferrara in attacco, siamo ancora in inferiorità numerica in quanto per l'esclusione di Dolci prima, ma recuperiamo palla momentaneamente con l'ampezzambe, bene così. Sì. Vediamo come sviluppa l'azione d'attacco Ferrara, un'indecisione dell'ala sinistra. Esatto, scusate. Pur essendo in inferiorità chiudiamo bene gli spazi, Ferrara fatica a trovare il pertugio per andare al tiro. La cosa che Ferrara non è riuscita a fare è quello che era riuscito a fare Dossobuono nel primo tempo. E ritorniamo in parità, numerica. Era quello di portare delle maggiori penetrazioni all'interno delle aree di semerice. Noi vediamo come è discorso anche adesso il Dossobuono, è molto profondo come difesa. Se non c'è qualche inserimento laterale vanno a nozze i difensori. Assolutamente sì. Tanto c'è già un avviso di passivo da parte degli arbitri. Buona, peccato, l'aveva toccata anche questa. Sì. L'aveva toccata. Bravi davvero, bravi. 27-17. Attenzione, c'è un attimo una discordanza, un richiamo dal campo, probabilmente tempo, esatto. O sul tempo o sul punteggio, adesso io non ho capito, mi sembrava forse. Mi sembra corretto. È entrato troppo velocemente Rizzardi dai 2 minuti di sospensione. Forse 27-17 non è stato, 26-17. È 27-17 il risultato. Forse non è stato segnato l'ultimo gol da parte del questo cronometrista. Sicuro. La regia mi conferma che questo forse sicuro. Ho ragione. E nel frattempo c'è un'esclusione di 2 minuti a mister Scansiano. Non ho capito il motivo, ma evidentemente ha posto qualche lamentela in modo, diciamo, pacato. Io penso, da quello è difficile da capire, da quello che ho visto è entrata in campo prima Rizzardi dai 2 minuti di esclusione, quindi è entrata. Ma ho visto, non lo so, perché ho visto l'arbitro segnare i 2 minuti in faccia all'allenatore, perciò. Sì, però non lo so. Probabilmente. Ricordiamo che in questo caso sì, comunque sta guardando Rizzardi, vedi adesso Rizzardi deve ritornare in panchina, perché no, è entrata troppo. Ma non è così, perché se c'è un errore in questo caso di Rizzardi ne devi prendi 2 esclusioni. Qua è un 2 minuti alla panchina, vediamo un po'. Infatti in questo caso vedi, allora c'è stato questo errore e rimaniamo in 4 in campo, in 4. Perciò i 2 minuti supplementari a Rizzardi per la sbagliata d'ingresso, più 2 minuti alla panchina e restiamo in 4 in campo. 4. Adesso abbiamo semplicemente capito cosa è successo. Esatto. È stato un errore, esattamente. Un errore di valutazione nel far rientrare in campo prima del tempo Rizzardi, che era stato escluso per 2 minuti. Assolutamente. Sì. Adesso
mi riesce anche difficile dal momento che ci sono i cronometristi ufficiali. Sì. Evidentemente o lei ha interpretato male l'ok da parte dei cronometristi. Io penso proprio così. Difficilmente credo che lei decida di entrare, però così è andata, adesso dobbiamo superare, certo, questi altri due minuti con la doppia inferiorità. E qui, e qui vedi quando poi si diceva, no, che non è, e perdiamo, perde palla l'Ariosto, Ampezzani in contropiede, Ampezzani mette dentro, fare un gol in doppia inferiorità numerica, già è difficile farlo in inferiorità numerica, in doppia inferiorità numerica, forse è, non dico un evento, ma quasi. Ferrara sembra aver perso un po' la testa, ha perso la palla e ci riconsegna la possibilità. Sicuramente ha perso fiducia, sicuramente loro sono un po', se ne sono un po' andati, diciamo, mentalmente. Ritorniamo adesso in 5 in campo, è rientrata Manfredini. Questo è stato dato sicuramente di un po' di confusione c'è, sì, stata assolutamente, perché sì. No, altrimenti non si riesce a giustificare, sì, questi doppia inferiorità ingresso, non, forse io non ho capito cosa è successo realmente. Penso che forse non l'abbiano capito neanche, o forse non l'hanno capito neanche loro, esatto. Fatto sta che adesso siamo comunque, quello che è sicuro è che abbiamo segnato un gol in 4 e non abbiamo subito, e adesso siamo in semplice inferiorità numerica e segniamo ancora con Zanette. E Zanette martella dall'ala destra, assolutamente sì. Mi fa davvero piacere che Zanette, sì, abbia fatto, sì, una prestazione, sì, del genere, assolutamente, perché sì. Dossobuono ha bisogno della sua prestanza, del suo tiro, perché lei il braccio ce l'ha. Talvolta si demoralizza troppo facilmente e troppo velocemente. Ma sai cosa, che Zanette ci dicono che ha fatto 9 gol questa sera. E Ferrara che perde, fa un doppio, sì, veramente, e ci ridà la palla. Ti stavo dicendo, Zanette noi la conosciamo per quello che può dare nei momenti in cui non arrende al 100%, sicuramente è una condizione fisica magari che deve essere ancora affinata, siamo alle prime partite, quindi magari prende la confidenza in tu campo. Tu sai, Alberto, quanto a me piace essere sincero e schietto anche nella valutazione delle ragazze in campo. Talvolta, diciamo, fuori dalla partita mi dicono che a volte sono troppo duro, a volte mi ringraziano che ho detto parole fra virgolette d'elogio, però Zanette tante volte onestamente mi ha un po' deluso, perché io credo che lei potenzialmente sia una veramente brava. Manfredini, andiamo 30-30-17. Zanette sia una che può dare veramente, sì, tanto a questa squadra. E lei è la prima a soffrire di questa. Assolutamente. E quindi sì. Laura, siamo contenti che questa sera abbia veramente trascinato con i suoi gol e con la sua prestazione nella squadra. Certo. E poi glielo diciamo anche qui in diretta, insomma, se certo, qualche volta siamo un diciamo po' duri, siamo un po', lo facciamo per il suo bene, sì, sicuramente, perché vogliamo, no, comunque sempre vederla al top. Lo sappiamo che non è possibile. Assolutamente sì. Però assolutamente, questo nostro dire è anche per incoraggiarla a fare quello che può veramente fare. Torniamo in diretta. 30, intanto le percentuali di vincere questa partita posso dire onestamente che sono un po' aumentate. Adesso, direi di sì, direi dai, 51 adesso, di poco 55 fa, adesso, dai. Sì, diciamo che 55-56. No, al di là delle battute. Adesso, diciamo che la partita ormai penso che sia, sì, in cassaforte. 30-18 a 3 minuti dalla fine, 3 minuti e mezzo. Moretti continua col suo show, perché sì, questa sera è lo show di Moretti, vorrei dire. Sì, sì. Intanto vediamo Rizzardi, va il tiro, peccato, buon intervento del portiere. Diciamo che anche Ferrara ormai ha ben poco da chiedere a questa partita. Non ci crede più. Ma normale che sia così. Probabilmente chiunque ha tra minuti della fine della partita. Cosa diversa di Ampezzani. Se trova un sasso per terra si ferma a raccogliere anche quello. Sì, 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 sì. Ah, se trova un sasso per terra lo pesta e lo schiaccia. Perché la determinazione di sì, sì, davvero, davvero, di Ampezzano questa sera, ma direi tutta la squadra questa sera. Scusate, niente da dire. Nel frattempo è tanta cacciatori. Al posto proprio di Zanette. Cacciatore. Lapsus, cacciatori sei tu. No, sono un attimino, non sono cacciatore confuso io. Bene, bene. Dai, bene. Ormai
due minuti poco più alla fine della partita. Ancora Moretti, gran bordata, sì. Era spinta di intuito da Moretti, sì. Tanto adesso inevitabilmente il ritmo è diminuito, sì, adesso io penso che un po' tutte le atlete in campo cercano, normale che sia, aspettano la sirena del fine partita, finale. Esattamente. Brava, veramente qui una buona prestazione. Qui l'hai usato tu un termine calcistico, triplice fischio. Ma non è un termine calcistico, è il modo, l'arbitro fa il triplice fischio per terminare la partita. Ma è più calcistico, dai. Sì, perché? Ma solo perché. Dai, volevo mettere in difficoltà Stefano. Solo siccome c'è stato qualcuno. Solo perché sentiamo parlare di calcio. Siccome c'è stato qualcuno che mi ha scritto: bene, bravo commentatore, però te parli massa dei ballon. E allora adesso volevo scaricare un po', capito, anche su di te. Ma quello lì non è un trucco, però. No, allora. Assolutamente. Intanto ci sono ancora messaggi, abbiamo visto ancora messaggi, che magari salutiamo qualcuno, sì, nell'ultimo momento qua della partita. Beh, insomma, tanto ringraziamo perché ci state veramente seguendo in tantissimi e questo ci fa piacere, insomma, i servizi che dallo scorso anno, queste dirette in streaming che stiamo offrendo a voi che ci state seguendo da casa, grazie ad Abelia, insomma, sta dando sicuramente un riscontro positivo. Salutiamo, prima di salutare tutti, insomma, Maurizio Tedeschi, Pierluigi Latino, Patrizia Cuttaia, Matteo Francesconi, Mirko Manfredini, che sta ancora arrivando, ma sa che pensi che non sia ancora arrivato, forse è arrivato o arriva per la prossima partita. Faremo un'interpellanza per capire, esatto, se poi è arrivato o no. 20 secondi. Ampezzani al tiro, la mette dentro, 31-18, ormai siamo veramente alle battute conclusive. Invece due punti meritati, Stefano. Sì. Non è termine calcistico, non è termine di niente, è termine di spettacolo, sì. Il pubblico sta facendo la standing ovation. Assolutamente sì. Meritato, perché standing ovation per tutta la squadra. Assolutamente, alla quale per lo staff, io mi tecnico, per tutti. Vittoria netta del Vempers Tossobono che batte l'Ariosto Ferrara con il risultato di 31-18. Vittoria veramente meritata. Due punti veramente questi casi fanno bene alla classifica, ma fanno bene al morale. Fanno bene a tutto, fanno bene alla società, fanno bene al presidente. Sì. Che andrà a lavorare con più tranquillità durante la settimana senza stressarci di problemi. Fanno bene a tutti quanti, fanno bene ad Aveglia, al regista, a tutti chi si impegna, anche agli spettatori, che anche questa sera i numerosi sono venuti qui al Paradosso Buono. Finisce qui la partita 31-18 per la Vemplast Olimpica Dosso Buono, che batte l'Ariosto Ferrara. Intanto è venuta qua a salutarci anche Silvia. Silvia Scamperle fissa sempre col suo maschietto. Come ti chiami? Con Davide. Perciò davvero una buona partita. Una buona partita e un buon weekend sicuramente per le ragazze, che questa sera vanno a casa felici e contente, come tutto il pubblico e tutti i tifosi che questa sera sono venuti qui al Paradosso Buono. E quindi vi diamo un saluto, adesso ci fanno alzare, un saluto ve lo diamo in diretta, grazie di averci seguito, grazie, anche questa sera, vi auguriamo un buon fine settimana, una buona domenica e ci rivediamo la prossima in casa, che sarà tra due settimane, esatto. E noi saremo qui. Ciao, grazie a tutti, buona serata, grazie Alberto, ciao. Ciao Stefano.